Ecco, sì. Era da Ok. fare l'ultimo passato. Bravo, bravo, grazie Bruno. Allora siamo qua. Gufa, leolam en edutam mitzarefet acei rush neem keechad. Rabbi Yoshua ben Kocha omer afilu beze acharze beze Bella, acharze. Ok. sì. No, E bemai kamipalgi. ma prima cosa vediamo il Esatto. testo di cosa stava su. E devo fare io, cioè, Sì, vabbè, dai. questo è facile. Scusami. Ritorniamo alla, con questo gufo si ritorna, diciamo così, a una problematica che, dalla quale ci eravamo allontanati, che adesso oppure non, avevamo trattato solamente marginalmente, oppure citato senza approfondire. Leolam en edutam mitzarefet, la loro testimonianza non si somma mai, non si aggiunge mai una con l'altra, fino al Sì. momento che entrambi vedono la stessa cosa. Rabbi Yoshua ben Kocha. No, vedono la stessa cosa insieme. Sì, insieme, giusto, Kehad, insieme, Kehad. Rabbi Yoshua ben Kocha. Questa cosa ci porteremo poi per un sacco di tempo. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Afilu Bezer Rachazè sostiene questo Rabbi Yoshua ben Kocha che anche può essere non contemporanea la visione, cioè Testimonianza. la Buona testimonianza quando vanno a testimonianza. testimoniare, questa è quando vedono il fatto, come si dice, come si può dire, vabbè, avete capito. Sì, il che significa anche, secondo la Bibbia, che potrebbero aver visto Due cose diverse. due cose diverse, due prestiti diversi. Okay. Bemai kamipalgi, in che cosa differiscono effettivamente queste due opinioni? Sì, su cosa si basa la differenza? Sì. Quindi quali sono le basi, le fonti di questa differenza? Quindi la prima opinione possiamo dire che si chiama Tanakama, giusto? Come fa? Ecco, ok. Mi vai Kamipalghi, chiede i baite, ma potremmo dire. Scusate. Ok. Ibaitema clave, ibaitema sfara. Possiamo dire che in un caso ci si basa su un versetto della Torah, su un testo, mentre invece nel secondo caso si basa su un. No, no, non, non un caso, un caso. Allora, si può dire che la discussione è su un testo e si può dire che la discussione Ah, è su un ok. ragionamento. Ragionamento. E spiega la prima e la seconda. I baitema svara, possiamo dire che si basa su un ragionamento. A mané de kama sid e illo kama sid Lo chiama si dai. Allora, ragionamento è no, che un testimone a manè, il manè. il mané di cui parla un testimone non è lo stesso mané di cui parla il secondo testimone. La somma di cui parla uno non è la somma di cui parla l'altro. Ma sì, dai, manè de kama sì da illo kama sì da i veida. Ma perché ripete? Perché ripete? Vabbè, comunque, Non è. ripete. Veida è il contrario. Ok, ci arriviamo No, non è il contrario. Veida è l'altro pure. che Ah, è dice. l'altra opinione, l'altra opinione che invece era si basava su un versetto, che la discussione si basava su un versetto. No, 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 no. Allora, la discussione si può basare sul ragionamento, O la su un discussione versetto. si può basare su un versetto. Cominciamo col ragionamento. L'opinione di chi dice non va bene se non l'hanno visto insieme perché i due testimoniano su due somme diverse. Ok? Quello su cui testimonia uno non testimonia l'altro. Questa è l'opinione di chi dice non va bene. L'altro, quello che dice va bene, cosa dice?
Manè, De Alma, Tarvaio. La cifra di cui stanno discutendo è uguale per entrambi. Stanno discutendo, comunque loro stanno testimoniando su un Manè. E quindi che siano diversi, non importa, comunque quello gli deve 100, comunque gli deve quei 100. Veiba tema che era, e se invece diciamo che la discussione è intorno a un versetto, dichtiv, poiché è scritto, Veu ed ora o yada. Il versetto è che lui è testimone, che ha visto o che è venuto a sapere. Vetania, Mishma Shenemar. Allora, c'è un verso che dice, è un testimone, ha visto o ha saputo. Vetania, e c'è una baraita che dice, Mimashma shenemar lo yakum ed. Dal momento che è già scritto lo Yakum Ed, cioè che si parla di un testimone solo, qua sta parlando singolare. Allora, qui si confronta due versi. Allora, un verso è questo, ved ora o yada. È un testimone o ha visto o ha sentito? Ci siete fino a qui? Ok. Dopodiché c'è un altro verso in cui c'è scritto lo yakum et echad. Non venga un solo testimone. È il verso che dice che i testimoni devono essere almeno due. Sì. Ci siete fino a qui? Sì. Allora. Si cita una baraita che dice quando c'è scritto lo yakum ed echad. Perché c'è scritto ed echad? Bastava dire ed. Lo yakum ed. E ni yodea shu echad. Se io dico non venga un testimone, non so che è uno. Che bisogno c'è di aggiungere echad? Ci siete? Yes. Ma Talmud Lomar Echad Ze Bana av. Bana'av, non mi ricordo Kol makom shenemar ed ed Are Kan Shnai shenai ad sheifaresh lecha faret lecha katuv echad. Echad. Ok. Allora, dice no. Questo è un binyanav, è una delle forme di interpretazione. Perché c'è scritto ed echad? Per dirti che ogni volta che nella Torah c'è scritto ed si intende due. Ok? Finché il testo non mi dica Echad. Posso dire, posso chiedere una cosa, ma se lui avesse detto lo Yakum Ed, Sì. non sarebbe stato un solo testimone, ma sarebbe stato non chiami affatto testimoni. Il senso sarebbe stato diverso. No, se lui avesse detto Ed. Senza Had. Sì. Si sarebbe letto non bisogna chiamare testimoni. Che i testimoni No. non, in generale non valgono. Sì, ho capito. Lo yakum ed, no, c'è scritto non venga un testimone Non aperto. venga, non venga, non vengano Non mi testimoni. ricordo il verso, devo Sì, imparare il va verso, bene. ma in realtà dal testo no, non è chiaro. Il testo credo che sia abbastanza chiaro che voglia dire venga un testimone. Sì. No, va bene. Va Chiedo bene. scusa. Bisogna vedere il verso, se non mi ricordo più. Ok? Allora, quindi ogni volta che c'è scritto ed vuol dire due, finché il testo non mi dica echad. Va bene. A questo punto la domanda però è, va bene, ma allora perché non dice edim? Perché non dice il plurale? Se ed vuol dire due, perché non dire al plurale? Ve afkara mahamana beshon chad. E utilizza il testo, la Torah, con il termine Had, Lememar Ad. Il termine had, non il termine had, ma il singolare. Ah, ho capito, mamma mia. Non sappiamo se è linguaggio o metalinguaggio, direbbe qualcuno. E Lememar, per venire a dire, Ad Shechazu Tarvayu Kehad. Fino a che abbiano visto, osservato entrambi come se fossero uno. Quindi il fatto che c'è scritto ed e non edim
per dirti che devono vedere insieme. E questa è la fonte testuale per dire che devono vedere insieme, non possono vedere uno dopo l'altro. Certo? Sì. E Beida, che invece l'altra, giusto? L'altro, quello che invece pensa che possono vedere uno dopo l'altro. Veu ed ora oiada, secondo l'altro versetto. L'altra parte del verso che dice ha visto, ha sentito, ha capito, ha saputo. Vuol dire me. Colmacom. Mi colmacom, in ogni comunque, caso. Comunque. Ok. Ven edutan mitkayemet bebedin ad sheyud shneem keechad. Questo cos'è, un altro pezzo di Mishnah? Allora, sì. Questa è l'altra cosa. Allora, per adesso abbiamo visto il problema del vedere la cosa. Adesso il problema è se possono testimoniare uno dopo l'altro. Cioè uno testimonia oggi, l'altro testimonia domani. Ok. Scusa, allora quello che abbiamo letto fino adesso cos'era? Noi sappiamo che devono vedere la stessa cosa, ma non sappiamo da dove deriva? No, noi sappiamo che devono vedere e su questo c'è una machloket. Uno se devono vedere la stessa cosa oppure se possono vedere cose, due cose differenti. Se possono vedere momenti diversi. Momenti differenti o due cose differenti? Momenti diversi, però in realtà momenti diversi può voler dire anche due cose diverse. Ven edutam mitkayem vedim, della loro testimonianza non ha valore al bedin, fino a che loro testimonino entrambi come se fosse uno. Insieme. Quindi insieme. La seconda cosa è la testimonianza insieme, non soltanto il vedere insieme, ma la testimonianza insieme. Ok. Rabbi Natan Omer, Shomim Devarav Shelze, Ayom, che sceglievo, Saverole Machar, Shomim Devarav. E infatti, poi porta un esempio, Rabbi Natan dice, si ascoltano la testimonianza di questo oggi e che quando verrà il suo compagno, il secondo testimone, il giorno dopo, Shomim Devarav. Si ascolta. Quindi, due opinioni, una bisogna che testimoniano insieme, l'altra l'opinione di Rabbi Natan, qui non c'è più Rabbi Yehoshua ben Korcha, che si possono testimoniare uno in un giorno e uno nell'altro. Mai che mi paghi anche qua di che cosa stanno, in che cosa, qual è la differenza tra le due opinioni. Il Baitema potremmo dire che si tratta di un ragionamento, il Baitema che era, possiamo dire che invece si tratta di un versetto. E cos'è Alba? I baitema. Il Baitema sempre. Potremmo dire Sfarà, allora, questa volta porta la prima. Secondo Mar Savar Ed Had, e Mar è uno generico, giusto? Sì. Uno pensa che si tratta di un solo testimone, ma di No, uno pensa. Mar Savar Ed Had Kiat Lishvuat, Ne Mamona Lat. uno pensa che uno è venuto per giurare Atile Mamonà e invece l'altro è venuto per... No, No. no. Allora, uno pensa un solo testimone. Allora, qual è la domanda? La domanda è questa. Ci sono due testimoni. Arriva uno oggi e uno fra un mese. Quindi io cosa mi trovo davanti? Mi trovo davanti un testimone. Ok. Uno dice, non mi posso trovare davanti un testimone, perché quando mi trovo davanti un testimone, c'è un solo caso in cui noi accettiamo un testimone in un bedin, quando viene per obbligare a un giuramento, ma non viene mai un testimone per mammon, per obbligare a pagare. Quindi un testimone viene soltanto le shvuah, non viene mai le mammonah. E per questo non voglio avere un testimone, perché in questo momento quello che vedo è un solo testimone. Anche se dopo ne vedrò un altro, Sì, ma non lo ma non lo so. so. E quello che ho davanti è un solo testimone. E no, quando io vedo un solo testimone, penso che questo venga a obbligare a un giuramento. E al contrario, a tu chi a tu, vabbè.
Vidaka, tu probabilmente Vidaka e l'altro cosa pensa? Chiato Badedede, che sono venuti per la stessa cosa. No, no, dice Ato chiato Beade Abade Behad Ato Leado Beade Abade Behad Puma Camisade. L'altro gli risponde con una domanda retorica. Non ho capito, ma se vengono, anche se vengono insieme, testimoniano insieme? In coro? Arrivano insieme. Ammettiamo che questi arrivano insieme al tribunale. Comunque io li faccio testimoniare uno dopo l'altro, mica li faccio testimoniare insieme. Quindi comunque quello che ho davanti è un solo testimone. Ok? Cosa faccio io? Li faccio testimoniare uno dietro l'altro e poi metto insieme le testimonianze. E questo è quello che faccio. Lui dice, vabbè, lo metto insieme. Come le metto insieme? Dopo un'ora le metto insieme, dopo 2 giorni. Cosa cambia? Mm-hmm. Chiaro? Ella, mezzarfina le u, li si unisce insieme. Sono i giudici che le uniscono insieme le testimonianze. A Hanami li trifino. Anche in questo caso vengano unite insieme. E potremmo dire che era che invece la divergenza si basa su un versetto. I Mloyagid Benasavono. Ok, allora qual è il versetto? Il versetto è questo, però per capire che cos'è il versetto, qual è il motivo in cui c'è questo versetto, dobbiamo andare avanti. Per me. Allora, I Mloyagid Benasavono. Si dice che il testimone, se non dice, se non parla, è un sopporta il peccato, perché il testimone ha il dovere di testimoniare. Udehule Alma, che Rabbanan, e tutti la pensano come Rabbanan. De Plighe Lea, che si dividevano. No, che no. Erano in discussione. Discussione. Con... Rabbi Yoshua Ben Di Rabbi Yoshua Ben Korcha, il famoso Rabbi Yoshua Ben Korcha. Cioè su cosa? Questa cosa che potevano testimoniare sono due cose differenti, però in quale situazione? Devono vedere insieme. Ah, di vedere insieme. Di vedere insieme. Allora, sono tutti d'accordo, quelli che discutono di questa storia della testimonianza insieme. Sono d'accordo invece con i Chachamim e in contraddizione con il fatto che devono vedere insieme. Su questo sono tutti d'accordo. Beacha, Beacushe, Agadale Reia. Che? Beacha, Beacushe, Agadale Reia, che mi parla. Marsavar, Machina, Agadale Reia, Marsavar, la Machina. Allora. In cosa discutono? Se si paragona la visione alla testimonianza o non si paragona visione e testimonianza. Cosa si tratta? Perché c'è questo problema. Allora, nello stesso verso abbiamo questi versi che vengono citati, sono in realtà lo stesso verso, è la continuazione dello stesso verso. Cosa c'è nel verso? Nel verso c'è scritto Ved ora ha o yada. Va bene? Mm-hmm. Ved ha visto o ha sentito o ha saputo. Va bene? Poi c'è scritto im lo yagid, se non dirà ve la savono. Ci siete? Okay. Quindi si parla sempre di due testimoni anche se c'è scritto uno. Non importa, lascia perdere. Dimentico. Però, sì, però nello stesso versetto c'è sia la visione che la testimonianza, giusto? Sia la visione che il parlare, che la testimonianza. Okay. Allora, visto che nello stesso versetto c'è la visione e la testimonianza, uno dice, visto che sulla visione siamo tutti d'accordo che devono vedere insieme, allora sarà così anche per la testimonianza. Allora, a questo punto, visto che nello stesso verso si parla della testimonianza, valga la stessa regola. L'altro dice, no, chi ha detto che dobbiamo dire che vale la stessa regola? Sono due regole diverse. Ok. Cacabu cu shagadaleria kami palgi masaba machinan agadaleria. Uno pensa machinan agadaleria si paragona alla agadaleria, alla visione, al dire, e l'altro invece dice la machina rabbi.
לא מלשינה. רבי שמעון בן אליקים, מה יש תקד עליה די רב יסה ברבי חנינה להסמחה. פאצ' עדסו סי של הלגדה דיקוי לו כה. Non volevo dargli a Simcha per diventare rab. E del rabbi Yosef ben Hanina del Mismache, e andava da questo rabbi Yosef ben Hanina per farsi dare il titolo di rab. No. Rabbi Shimon ben Eliakim si preoccupava di questo rabbi Yosef ben Hanina. Ah, il contrario. Di farlo, era dispiaciuto questo qui. Tariq Chacham, nessuno gli dava la Simcha. Ok, quindi dispiaceva per questo. Tentava di andare in giro a trovare dei chachamim, importante che gli dessero la smicha, e non gliela dava. Quella che mi stai a milta. E la cosa non... Non gli riusciva. Yom Ahad ava yativ kamed Rabbi Yochanan. Un giorno si presenta davanti a Rabbi Yochanan. Amar Leo, vi mica dei adalaha, c'è forse qualcuno di voi che sa... Lo dice Rabbi Yochanan. Sì. No, è importante? No, non è importante. Non l'abbiamo incontrato prima. Che lo dica Rabbi Yochanan. È Rabbi Yochanan che dice questo? Sì, Rabbi Yochanan che dice questo. Domanda, c'è qualcuno di voi che sa Alaha che Rabbi Yoshua? Che sa No, che sa se l'Alaha... Di Rabbi Yoshua Ben-Korcha o lo? O no. Se la Lacha è secondo Rabbi Yoshua ben Korcha, no? Amar le Rabbi Shimon ben Eliakim, den yada. Den yada, io lo so. No, ben, questo. Lui lo sa. Dice Rabbi Shimon ben Eliakim, questo Rabbi Yoshua ben Korcha lo sa. Lui lo sa. Amar le... Quello che doveva ricevere la smicha. Lema, e questo gli dice, dicela sta cosa. Eso amar le mismache mar, e questo gli dice dammi prima la smicha. No, non lui lo dice. Ah, dagli prima la smicha. Ah, perché lui come talmid non potrebbe riferire una lacha, mentre invece come rab sì. Ah, vabbè, approfitta della situazione. Esatto. Beresha dice prima di dire prima dammi la dagli la semicha. Samche a questo punto gli dà la semicha. Amarle veni e morli adesso, figlio mio, dimmela finalmente sta lacha. Che zade shamata, come hai sentito? Amarle kach shamati, così ho sentito. Shemode Rabbi Yoshua ben Kochale Rabbi Natan. Così ho sentito che Rabbi Yoshua ben Korcha è d'accordo con Rabbi Natan. Cioè? Che diceva Rabbi Natan? Che diceva Rabbi Natan? Non mi ricordo. Quello di cui stiamo parlando adesso? Sì, se bisogna testimoniare insieme, ma non mi ricordo quando l'ha detto. Sì. Sei d'accordo? Okay. Rabbi Yoshua ben Korcha è d'accordo con Rabbi Natan che non è necessario che testimonino insieme. La Gadà stiamo parlando? Sì. Ok. L'Ezeu Tzrachti dice, c'avevo bisogno che me lo dicevi, così, in questa maniera. Uma Ikar Reaya Beadea Dede. Amare Rabbi Yoshua ben Korcha lo bene, non c'era bisogno. Il fatto di vedere insieme, secondo Rabbi Yoshua ben Korcha, non c'è bisogno. Agadà mi baie. È un problema il fatto che lo dicano insieme. Se Rabbi Yoshua ben Korcha pensa che non c'è bisogno neanche che lo vedano insieme. Può aver bisogno che lo dicano insieme. È ovvio, a maggior ragione se non devono vederlo insieme, a maggior ragione è d'accordo che non lo dicano insieme. E quindi non mi hai detto niente di nuovo. Bioshon Korcha dice una cosa molto più forte, molto più radicale. Dice che addirittura possono non vedere insieme. Figurarsi se non è d'accordo che possono non dirlo insieme.
E quindi che novità è che è d'accordo con Rabbi Natan? La novità sarebbe che Rabbi Natan fosse d'accordo con Rabbi Yoshua ben Kocha, non che Rabbi Yoshua ben Kocha fosse d'accordo con Rabbi Natan. Amarle o il ve alita lottere. Vabbè, a questo si ripesce alla sua semicà, però adesso non è che ti tagliamo la semicà solamente perché ci hai detto una cosa che è inutile. Dal momento che sei salito non ti faremo scendere. Ok. Amarmi, da questo ricavo una regola, amar bisera shmamina, sta bene a sentire, gavra rava, che bandisce samif, samif, dal momento che è stato investito della carica rabbine, così rimane. Giusto? Sì, c'è una grossa discussione. C'è una grossa discussione che... veramente così, se uno nomina qualcuno che non è adatto dovrebbe essere tolto, però insomma stiamo parlando di persone sicuramente adatte, a quel punto rimangono. Ok. Amar Rabbi Chia Barabin amarrava la Hak Rabbi Yoshua ben Tocha ben Bekarkaot ben Metaltelim. A questo punto cambiamo discussione. No, non cambiamo discussione. Cioè, precisano la allora, a questo punto la Gemara è uno dei casi in cui vale conclusioni. Ok. Allora, fino adesso abbiamo visto la discussione. Adesso. Alaha che Rabbi Yoshua ben Kocha, se l'alaha è come Rabbi Yoshua ben Kocha, sia che si tratti di carcaotte, di terreni, sia invece di beni mobili, cioè di denaro. Questo secondo l'opinione di Rabbi Chia, a nome di Rav. A nome di Rav. Ulamar alaha che Rabbi Yoshua ben Kocha be carcaot aval lo be metaltelim. Invece questa seconda, invece ulla, questa e Rabbi Yoshua, l'affermazione di Rabbi Yoshua ben Kocha vale solamente se si parla di terreni, ma se si parla di denaro questa cosa non vale. È una grossa differenza, perché quando parla di terreni il terreno è quello, quando si tratta di denaro il denaro può essere diverso. Ok. Ma anche se si tratta della stessa cifra, giusto? Certo. Cioè potrebbero essere 200... Sì, diversi. Due diversi cento. Sì. Amarle Abaye, alaha miklal de plighe. Allora, alaha miklal de plighe? Dice, cosa vuol dire alaha? Le ha detto alaha be karkaot e lo be metaltelim. Cosa vuol dire alaha be karkaot? Vuol dire che sulle karkaot c'è una discussione? Se dice alaha, vuol dire che su questo c'è una discussione. Miklal de plighe vuol dire, da qui imparo che discutono. Cioè, se c'è bisogno di dire che alaha è così e così, vuol dire che c'è una discussione. Vuol dire che c'è una discussione, ma sei sicuro che c'è una discussione? De amarava rabbi avva amaravuna amarav modim, tutta questa serie di cose, amarav modim chachamim le rabbi Yoshua, sono d'accordo i chachamim con rabbi Yoshua ben Kocha bedut karka, sulla testimonianza del terreno. Quindi in karkaot, sì. Quindi sono d'accordo tutti, quindi non c'è alaha. Non c'è alaha, non c'è bisogno di dire che alaha. Detane, e quindi invece abbiamo una baraita, giusto? Ravidi Baravin Benesikim, di un altro posto nel trattato di Nesikim, l'argomento, nell'argomento di Nesikim. Deve... Allora, praticamente, vabbè, in una cosa particolare che è Mesichin de Becarma, ha detto Ravi di Baravin. Modim Chachamim le Rabbi Yoshua ben Kocha, bedut bechor u bedut karka. U bedut chazaka, vechen beben shebat. Bedut chazaka, vechen shebeben shebat. Cosa vuol dire? Beh, sono quattro casi differenti. Allora, Edut Bechor... Allora, quindi, Hamim, sono d'accordo con Rabbi Yoshua ben Kocha per queste quattro cose. Uno, Bechor.
che sono due testimonianze se questo Behold dovesse essere dato alla, al Bet HaMikdash, qualcosa del genere. Considerate che il Bet HaMikdash non c'è più. No, ok, se era al... chi lo devo dare sta cosa? Se... Ah, secondo, scusate un secondo soltanto, devo interrompere un momento, scusate. Ok, fermo. Ok. Nel frattempo mi sono letto, se ho capito bene, se sono del Behor, si parla di... Comunque si parla di Bet HaMikdash, anche se non c'era più. Comunque si parla di una bestia che, essendo Behor, forse andava data al Bet HaMikdash, e se invece trovavano due difetti nella bestia, e per questi due difetti potevano essere due testimoni differenti, a questo punto poteva essere fatta la Shekhinah fuori dal Bet HaMikdash, se ho capito bene. Esattamente. Qua, merito dell'ascro, del corpo. Ok, dove stavamo qua? Aspetta. Mi sono perso io stavolta. Vedut Behor. Vedut Karka. Questo era il Behor. Vedut Karka. Credo che quello che stiamo discutendo. Vedut Hazaka invece è il caso in cui ha un terreno che non è suo perché c'è stato per un determinato periodo e ognuno testimonia su un periodo differente, giusto? Sì, esatto, esatto. Bekenshi, Bebeno, Shevabati, sono di due peli che testimonierebbero la maturità del maschio e della femmina. E anche là si tratta di due testimoni di differenti, uno ha visto davanti e uno ha visto dietro. Poi, Gavra Gavra Karami, che vuol dire questo Gavra Gavra Karami? Gavra Gavra Karami. Allora, uno dice che, allora, praticamente, vi ricordate la domanda iniziale? La domanda iniziale era, ma tu dici la Ha è secondo la Bioshua Ben Kocha? Che quindi discute con i Chachamim sulla storia dell'Edut Karka. Ti porto la prova, guarda, Ravin dice che non discutono sulla Bio Shua Ben Kocha, che i Chachamim sono d'accordo con la Bio Shua Ben Kocha sull'Edut Karka. Ok? Ci siete? Sì. Ok. Risposta. Vabbè, uno pensa che ci sia discussione, uno pensa che non ci sia discussione, quindi Gavra Kavra Karamit mette in confronto due Chachamim, uno pensa una cosa, uno pensa l'altra. Marsavar plighi o Marsavallo plighi, uno pensa che c'è la discussione, l'altro pensa che non c'è la discussione. Maiu Vefence Bebeno Shabbat, a questo punto la Gemara si domanda: ma di che stanno parlando questa storia del maschio e della femmina, del bambino e della bambina? Ilema Echad Omer Achad Begava. Se c'è, possiamo dire che uno dice che ha visto un pelo che si trova sulla schiena, cioè di dietro, Echad Omer Achad Bechissa, uno ha visto invece un pelo che si trova davanti. E vai Hazzi Davar e Hazzi Edut. In questo caso è Hazzi Davar e Hazzi Edut, è mezza cosa e mezza testimonianza, perché non basta un pelo, ce ne vogliono due, quindi ognuno fa mezza testimonianza, non sono due testimonianze diverse, ma è mezza testimonianza da una parte e mezza testimonianza dall'altra. Perché hanno visto i peli in posti diversi? Sì, ma soprattutto ne hanno visto uno. Ne hanno visto uno solo. Ah, uno, tu dici, potrebbero essere anche due testimoni diversi, però che perlomeno ognuno dei due avesse visto due, invece addirittura qua ne hanno visto uno solo. Ella, Echad Omer Shnayim Begavah, Echad Omer Shnayim Bechissa. No, si tratta di due testimoni, che uno ha visto due peli dietro e due peli, e l'altro ha visto due peli davanti. Amar Rav Yosef, Anamina, Mishmede Ulla, e alla Hacker Rabbi Yoshua Ben Kocha. Cosa vuol dire questo? Io credo. Allora, a questo punto di nuovo andiamo a qual è la Hacker. Dice Rabbi Yosef, io ho detto
a nome di un la che la laha è secondo Rabbi Yoshua ben Korcha. Ben ben Karkaot e ben metal telim. Sì. Riprendiamo la cosa. Il problema è qual è la laha? De Rabbanan de atto mi mechosa, invece i maestri che erano venuti da mechosa, sì. Posto, Amri, Amara, Bizera, Mishmed, De Rav, hanno invece detto un'altra cosa, perché hanno detto Amar e Rav Zera a nome di Rav, Bekarkaot, in Aval, Lome e Beltaltelim. Sì, sì, del sì. Karkaot, però non nei Beltaltelim. Non per invece per il denaro. E Rav letame de Amar Rav. Da Marav o da Achar o da... Allora, Rav letame. Rav va secondo la sua opinione. Questa opinione qua? No, la sua. Il suo modo di... Ah, letta per la sua di se stesso. Segue la sua opinione. Da Marav, poiché aveva detto evidentemente in precedenza, o da Achar o da Achar al-Va'a. Mistarfe. Mistarfe. Ok, spiega. Dice Rav... O da dice Rav, nel una confessione, dopo una confessione di avere un debito con un'altra persona, giusto? E dopo un'altra confessione. Halva, e poi invece una oppure o da Halva, una missione, una missione dopo una il prestito. Missione. Cioè uno ha visto una missione, l'altro ha visto l'altra missione. Che sono uno ha visto simili. Un prestito, l'altro ha visto la missione, ha sentito la missione. Mistarfe. Mistarfe. Si uniscono uno all'altro. Alvahar alva ve alvahar oda lo mistarfe. Invece nel caso che c'è stato un prestito e dopo un prestito, ma non si può aggiungere con alvahar oda. Se c'è stato due prestiti, hanno visto due prestiti, oppure hanno visto un prestito dopo l'ammissione, queste cose non si uniscono insieme. Ashkache Rav Nachman Bar Yisrael Ravuna. Hanno trovato Rav Achman bar Yitzchak levar le Rav Unna bere de Rav Yoshua amar le mai shena che differenza c'è alva achar alva dello che il prestito prima c'è un prestito e poi c'è un secondo prestito dello de mané de ha chazè. E non si tratta della stessa cifra? Ok. Maishela alva haralva dello de mamede kachaseai la kachaseai. Quello che ha visto uno non ha visto l'altro. L'altro. Ok. Oda aharoda nami. Anche l'oda aharoda è la stessa cosa. Perché Av accetta oda aharoda e non accetta alva haralva? È la stessa cosa, cioè ho lo stesso problema. Anche in Oda, Haroda, ho lo stesso problema, che potrebbero essere due ammissioni diverse. È chiaro? Mm-hmm. Cioè, Rav dice, Alva, Haralva, no. Non è accettabile. Però Oda, Haroda è accettabile. Ma chi ha detto? Qual è il problema? Il problema è che si tratta di due cifre diverse. Ma le due cifre diverse ci possono essere anche nell'Oda, Haroda. Io ho ammesso di dovere dei soldi e la seconda volta ho ammesso di dovere altri soldi. Sì, chiaro. Perché in un caso invece Rav dice che va bene, il secondo caso dice che non va bene. Amane de camode came ai, l'omo de came ai, quello sulla cifra. Che viene quello prima. Che ammette davanti a quello, non ha ammesso davanti a quell'altro, si tratta di due cifre diverse, possono essere due cifre diverse. L'uomo dei came hai, di amarle le hai batra, hai mana, deudai le
Kamach. Quello che ammette il primo non ammette il secondo. No. Allora, questa è la domanda. Questa è la domanda. Adesso c'è la risposta. La risposta è De Amar le Aibatrape, che ha detto, allora, quando è che Oda Ahar Odoa è ammissibile? Se lui ha detto all'ultimo, quando lo ha ammesso, ha detto Beai Manadeo e la Kamach, sulla cifra che ho ammesso davanti a te, Odai la Name Kameploni, l'ho ammessa anche davanti al tizio, all'altro tizio. Cioè lui al secondo dice, guarda che quella che la missione che sto facendo adesso è la stessa missione che ho fatto davanti a Shimon. Mm-hmm. Ok? E quindi gli dice che si tratta della stessa cifra. Obiezione. Achate batra yada. Yada. Kamala yada. Dice, va bene. Il primo, l'ultimo, lo sa. Perché è venuto il primo non lo sa. Kamalo yada. De Adarasi. De Adarasi. Cosa? Uvalachalo. De Adarasi. Sì. Amar, e che vuol dire questo De Adarasi? Qua c'è scritto un cesso. Ok. Se è andato il prestatore? No. Amarle, no scusa, De Adar Asil Amar Lele Kamar, che è tornato e è andato dal primo e gli ha detto Ai Kamade Odei Ale Kamar Odei Ale Dami Kaveplori, gli ha detto guarda quello che ho ammesso davanti a te l'ho ammesso anche davanti all'altro dice, quindi l'ha detto a tutte e due. Questo è il caso in cui c'è Oda Ahar Oda. Amar le tanuach da tech sheitna sheinachta et dati. Che tu possa... Ah, gli do una berakha quasi. Dice che tu possa, vero, nachat come tu hai dato nachat a me, mi hai tranquillizzato, che possa stare tranquillo come tu hai tranquillizzato me. Meno male che sono tutti contenti. Non sono contenti neanche per niente. Litigano sempre questo. Amarle mai nihuta. Che consolazione deve avere, che contentezza. Ma che consolazione ti ho dato? De Rabba, perché Rabba, veite ma Rav Sheshet. E c'è chi dice invece Rav Sheshet. Shade ba Garna, mi è saltato al collo. Cioè? Aspetta, e mi ha detto. Questo non l'abbiamo letto, mi ricordo. Non l'abbiamo letto, adesso lo leggo. No. Sì. Lav aino oda a haralva. Dice, Rav Sheshet ha detto, ma questa spiegazione, lui ha detto questo, guarda che è lo stesso prestito, e l'altro ha detto questo. Vale anche per oda a haralva. Non c'è bisogno di dire questo vale per Odah Harabha, vale anche per Odah Harabha, e quindi la Kushia su Rav rimane. Ci siete? Sì. Quindi, cioè, lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato anche all'altro caso. Anche all'Odah Harabha, e perché e certo. Allora Rav su questo dice che non va bene? È la stessa roba. A condizione che il primo dice che ho detto anche al secondo, e il secondo dice ho detto anche al primo. Sì, questa è la stessa spiegazione, la puoi dare anche su quello. Amarle, e a questo punto gli ha detto, Aino deshmea eli alaifu deramitu. Dicle deshakitu leon. Deshakitu leon. Dice, sì, è proprio quello che ho sentito dire di voi, che sradicate una palma e poi... E poi la ripiantate in nuovo. La rimettete in piedi. Rimettete in piedi. Ok. Cioè gli sta dicendo che fanno delle discussioni inutili sostanzialmente. Sta dicendo, ho capito, prima mi hai dato la spiegazione, adesso dopo mi hai dato la spiegazione me la distruggi. Sì,
The Quituleo, Near Dei Amre, Beno da Haroda, chi sono questi Near Dei, Near Dei di Near Dei? Quelli di Near Dei dicevano. Ah, quelli di Near Dei dicevano. Beno da Haroda, Beno da Haralva, Ben Alva, Harodava, Ben Alva, Haroda, Mitzar Fot. Punto. Punto. Che Mam, che Rabbi Yoshua. Va bene. Ok, quindi siamo arrivati alla conclusione che anche se strano, la Lacha è secondo Rabbi Yoshua ben Korcha. Comunque è molto strana questa cosa di questi neardesi che vengono citati, cioè non è un Chacham particolare, ma tipo, dice che è un'opinione diffusa, evidentemente. Che di Nerda, dalla Bet Midrash di Nerda, è come dire Bet Hillel e Bet Shammai, stessa cosa, anche lì non è diffuso, non sappiamo chi l'ha detto. Noi diciamo sempre la discussione Hillel e Shammai, ma la stragrande maggioranza della discussione è Bet Hillel e Bet Shammai, non sappiamo chi lo dice. Siamo freschi parashat Shavua, vedo. E ma clocati di cora. Ok. Achar alva, ben alva, achar odam, mi sape. Che mangia la biascio per papà. A questo punto, punto, amara viudà. Punto, punto, punto. Amara viudà. E tutte. Credo che qui adesso siamo nelle cose nuove, credo, no? Sì. Ma anche prima saltare a colomba, me lo ricordavo. Vabbè. E tutte a Mecca Heshet, che contraddice su e su, Beblicot. Ok, allora la domanda qui è una domanda molto grossa, è la domanda di testimonianze che si contraddicono. Ok. Biblicot, quando vengono sottoposti a interrogatori, vengono interrogati. Beh, allora, ci sono due tipi di contraddizione nelle testimonianze. Una contraddizione riguarda alcuni particolari non diciamo Stadim. Sì. C'era il sole in quel giorno, una roba del genere. Sì, no, potrebbe essere, per esempio, particolare potrebbe essere, non so, come era vestito il tizio? Era vestito di bianco, era vestito di nero. Ok? Mm-hmm. Questo è quello che si chiama Bedicot. C'è un altro tipo di testimonianza che riguarda invece i tempi della testimonianza. La cosa è avvenuta al 5 del pomeriggio a Via Torino, mm-hmm. Ok, in quel posto di Via Torino, oppure no, è avvenuta alle 3 del pomeriggio. Questa è un'altra testimonianza, un altro tipo di testimonianza. Questa è fondamentale. Perché è fondamentale? Scusa, più questa testimonianza di essere... verifica, di verifica più che testimonianza. Sì, sì, verifica sulla verifica della testimonianza della contraddizione. Sì. Questa è una contraddizione che non può esserci, una contraddizione sui tempi non può esserci. Perché non può esserci? Perché qual è una testimonianza valida? Secondo il Talmud, la testimonianza valida è testimonianza che si può rendere, che è possibile le azim otam, cioè si può dire che è possibile rendere la rendere i testimoni zomemim. Vi ricordo che cosa sono gli edim zomemim. Gli edim zomemim sono questi: testimonio di aver visto un tizio uccidere un altro tizio oggi alle 5 a Via Torino. Arrivano altri due testimoni e dicono: ma alle 5 del pomeriggio eravate con noi a Via Soderini, stavamo prendendo un caffè. Mm. Ok? Non potete testimoniare che non sappiamo cosa avete visto, ma sicuramente non potete averlo visto alle 5 del pomeriggio. Ok? Mm-hmm. Questa è l'Asama, questa è le Edim Zomemim. Ora, su cosa si basano gli Edim Zomemim? Sul tempo. Alle 5 del pomeriggio eravate da un'altra parte,
Ma se i tempi cambiano, le Dinzo Bambino non esistono più. Scusa, perché non invece non è lo stesso col vestito, per esempio? Perché le Dinzo Bambino, la testimonianza delle Dinzo Bambino, eravate da un'altra parte. Uno si può sbagliare, cioè se me lo chiedi a me se c'è il vestito rosso o verde, io mi sbaglio. Ma a parte c'è questo problema qui sicuramente, ma attenzione, rende la testimonianza sui tempi, lasciamo perdere la sola sui vestiti, ma la testimonianza sui tempi rende impossibile l'ASAMA. Invalida completamente la testimonianza. Non c'è la possibilità di rendere il Dinzo Bambino, perché nel momento in cui non so quando la cosa avviene, come posso dire eravate con me? Quando eravate con me? Tutto il giorno, tutto il mese, che ne so. È chiaro? È una testimonianza che non può essere resa zomemà, è una testimonianza non valida per definizione. È il metodo scientifico di Popper questo. Perché? Che non si può falsificare, che non è falsificabile. È geniale. Va bene. Scusate l'intrusione. Bidicot Shira. E abbiamo detto, scusa, Eduta, ma che Giosobe, Bidicot Shira. Bedinema Monot. E dunque, una amara di Udà, la testimonianza che si... E testimonianze di due persone, di due testimoni in contraddizione sulle bedicotte, cioè bedicotte. Vestito, cose di questo genere. Sì, Kshera è ancora Kshera bedinema monot, però attenzione, è Kasher indinema monot, il che significa che non è Kasher indinema fashot. Ok, ma tanto a noi ci interessa, stiamo parlando di dinema monot. Adesso ci interessa tutto. Ah, vabbè. Ok? Amar Rava Mistabra Milte Deravi Uda Behad Omer Bearnakesh Korah Behad Omer Bearnakesh Nevana. Ok. Esempio, adesso fa tra degli esempi di cosa significa Bebdikot. Uno dice che mi stava mirando, quello dice Rav Yehuda, è per esempio uno che dice i soldi erano in un porta monete, in un portafoglio nero, e l'altro dice in un portafoglio bianco. E questa è Xerà? Questa è Xerà. Perché sempre un portafoglio c'era. Sempre un portafoglio c'era. אבל אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן, אין מצטרפים. לא מוכבים. Invece uno dice, la moneta era nera. Ah. L'altro dice, la moneta era bianca. Non si mettono insieme. Ok, moneta nera vuol dire una moneta consumata, una moneta vecchia consumata, l'altro invece dice che si tratta di una moneta nuova. E in questo caso non si mettono insieme. Quindi dipende Bedikot, non tutte le Bedikot, stiamo sempre parlando di Bedikot, non di testimonianza sui tempi su cui sono tutti d'accordo, ma su Bedikot. Testimonio sul colore del portafoglio è una cosa, testimonio sul colore della moneta, secondo questa opinione, non va bene. Non posso mettere insieme le due testimonianze. È chiaro? Ok. Vernakesh vorrà vedere un fasciotto. No. Però... La domanda. Non è il punto di domanda. Vernakesh vorrà vedere un fasciotto. No. Dice, questo vale per il dinema monota, abbiamo detto. Ma perché se uno invece testimonia una cosa del genere in dinene fashot non va bene? No, siete sicuri che non è così? Dea, ma non ha forse detto Rav Chisda echad omer besayef argo echad omer ve'ariran? Non ha detto forse Rav Chisda, uno ha testimoniato che è stato ammazzato con la spada e l'altro con non so che cos'è questo un coltello Beariran Aragò Enzerachon non va bene. Echad Omer Kelav Shchorim Echad Omer Kelav Levanim Enzerachon. Uno dice invece avere vestiti neri, l'altro dice avere vestiti bianchi, va bene. Ok,
quindi anche Indinene e Fasciot vengono in incontro a Alan che non si ricorda come erano vestiti. Se fanno testimoniare me è un disastro, io non ricordo assolutamente niente di come la gente è vestita. Niente, sono l'ispirazione di mia moglie. Ma hai visto che vestito aveva? Che vestito aveva? Non lo so, non ricordo nulla di come la gente è vestita, quindi sarei un testimone assolutamente inaffidabile. Però va bene ancora per far ammazzare qualcuno. Per fortuna. Sì. Vabbè, quindi vestito bianco, vestito nero, va bene. Ok, quindi sembra esserci una contraddizione. Uno dice questa roba qui del portafoglio bianco, portafoglio nero va bene in dinema monot, ma non va bene in dinema fasciot. E l'altro dice no, vestito bianco, vestito nero va bene anche in dinema fasciot. Ok, come funziona? Risposta della Gemara: gavra gavra carabet. Gavra gavra gavra. Dice uomo di uomo, per parlare dei testimoni. Cos'è gavra gavra karamit? Cosa vuol dire? L'ha detto prima. Appunto, cosa voleva dire? Non mi ricordo. Gavra, gavra, caramito, un'espressione tipica della Gemara, sarebbe il caso che vi segnaste, ed è questa. E la segno, me la segno. Confronti due hachamim. Ah, sì, certo. Sono due opinioni diverse. Uno dice che c'è contraddizione, uno dice che non va bene Vashot, uno dice che va bene Vashot. Sono due opinioni diverse. Che ti scandalizzi a fare? Hanno due opinioni diverse. Ne ardei amre a filo chadomer manashakor e chadomer manelavai. Invece ne ardei, su tutti i chassamim, dicevano anche se uno stesso che si tratta di monete consumate, l'altro ha detto se altre monete nuove, mitstarfin, la loro testimonianza si unisce. Quindi ancora un'altra contraddizione, quindi anche se la testimonianza è sulle monete, secondo i ne ardei, e va bene, ok, anche se dico una bianca o una nera. Beh, certo, ma comunque c'è sempre questo calva homer di dire nella sciocco di nemba monotto, un bagno. Stiamo parlando di dilemma monotto. Stiamo parlando di dilemma monotto. Ho capito, ma c'è questa considerazione di calva homer tra dilemma monotto e dilemma sciocco, oppure sono due ambiti completamente differenti che non è possibile paragonare? Allora, il calva homer, dov'è il calva homer? Ma come se per ammazzare una persona si possono portare testimonianze che sono due diverse, eccetera, eccetera, figura. Comunque, che significa quello che testimonianza? Dai uno specifico. No, volevo sapere se c'è un calvacome, nel senso se si considera le... Ma devi farlo il calvacome. Certo che si può un calvacome, devi farlo. Quello che hai fatto tu non è un calvacome. No, stavo parlando in generale. In generale, si può considerare un calvacome il paragone tra dilemma monote e dilemma? Assolutamente sì, ma devi fare il calvacome. Ok, vabbè. Volevo sapere se non c'è un calvacome, non abbiamo trovato nessun calvacome. Non c'è. Ok. Vabbè, allora, noi abbiamo detto prima, ma né Laval, ma né Shachor, non va bene, non posso mettere insieme le due testimonianze, stiamo parlando di dilemma monote, ok? Ma né Laval, ma né Shachor, non posso mettere insieme. Risposta. Ne dico no, posso mettere insieme anche questo. Uno può non vedere bene le monete. Va bene? Che manca la bia, uscirò ben toccato. Allora, secondo quale opinione? Su quale opinione si basano i Neardeim? Come sempre, sto rabbi, uscirò ben toccato. Ok, perché cosa c'entra rabbi, uscirò ben toccato, che viene ritirato fuori improvvisamente? Perché lui diceva anche se sono due, l'hanno visti differenti e l'hanno testimoniato differenti, a lui di far bene tutto, sarà pure questa cosa qua. Ok, più o meno sì. Ok. Eimar, Dishmat Lele Rabbi Yoshua Ben Kocha, Echa, Echa, Delo Mika Hashem. Adade. Echa de Mika Hashem Adade. Mi amal
dice, gli risponde, ma tu hai per caso sentito, tu hai sentito Rabbi Yoshua ben Korcha che diceva che due testimonianze si mettono insieme se le due testimonianze non si contraddicono. Uno dice 100, l'altro dice 100, magari sono 100 diverse, ma okay, due testimonianze che dicono la stessa cosa, 100 sempre. Oppure in tempi diversi. Ok, ma tu hai mai sentito Rabbi Yoshua ben Korcha che diceva che se due, uno dice 100, l'altro dice 1000, valgono? Lo stesso. Chi ha detto questo? Chi ha detto che Rabbi Yoshua lo dice? Non lo dice. Non lo sappiamo cosa dice, ma non lo dice. Quindi come fai a mettere in, a dire che ci si basa su Rabbi Yoshua ben Korcha? Non parla di testimonianze che si contraddicono, parla di testimonianze in tempi diversi, ma non parla di testimonianze che si contraddicono. Però 100 e 1000 non è una contraddizione, mi ricordo che infatti ho fatto un esempio sbagliato, che uno dice sì e l'altro dice no. Ok, va bene. No, mi ricordo che c'era questo problema che dice se è 100 e 1000 dice subito dopo, meno 100 lo dice subito dopo. Ho fatto un esempio sbagliato, giusto? Okay. Mia Mar Ella Ude Amar chi ha tena de Tania Amar Abiosho Benelazar Noli. Ok, dove viene allora, dice, quindi su cosa ci si basa, visto che non si può basare sulla Abiosho Benelazar, ma secondo ci si basa su quel Tana de Tania, dice Tania che è della Baraita Amar Abiosho Benelazar Noli Benelazar. Sì, Rabbi Shimon, non Rabbi Yoshua. Ah sì, avevo detto, vabbè, comunque, vabbè. Rabbi Shimon ben Elazar, l'onech leku becciamai un betillel, non divergevano becciamai betillel, al shte kite edim, su due classi, gruppi di testimoni, sheachato meret mataim veachato meret mané, perché quando una diceva 200 e l'altra diceva 100. Sheyesh bichlal matayim, quello che diceva, quello che diceva Alan. Perché allora, se due gruppi di testimoni, uno dice ha prestato 200, l'altro dice ha prestato 100, visto che dentro i 200 ci sono i 100, la testimonianza è valida. Al ma nechleku, al katacha che bechamaim omrim nechleku nechleka edutam, am ubetilel omrim yesh bichlal matayim mané. Allora, su cosa discutono? Sul caso in cui c'è un solo gruppo di testimoni. Uno dice 100, l'altro dice 200. Ok? Un testimone dice 100, l'altro dice 200. Becciamai dicono, non c'è testimonianza. Si tratta di due testimonianze diverse. Betilel dicono, no, visto che mai in Matain c'è il Manè, valgono. Manè. E ha un altro caso, credo. Echad omer chavichel yain, echad omer chavichel shemen. Uno dice che si tratta di una botte di vino e l'altro dice che se quello gli deve una botte di gli deve, giusto, sempre? Sì, una botte d'olio. Una botte d'olio. Ava uvda. Ok, adesso ditemi prima di vedere cosa vale di più, la botte di vino o la botte d'olio? E dipende se è concentrato. Dipende dal vino. Comunque qui si dà per scontato che la botte d'olio valga più della botte di vino. Ah, qua è più la botte d'olio? La botte d'olio vale più della botte di vino. Non sappiamo che era successo a quei tempi, l'Ucraina, il coso, Ava Uvda. Cos'è questo Ava Uvda? Che lo deve sapere magari. Ava Uvda. Adesso ti porto un esempio. Aietà Uvda. Ebraico questo. Aietà Uvda. Era un dato di fatto. Anzi, è aramaico usato in ebraico. Sì, certo. Uvda è aramaico, però in ebraico si usa la parola Uvda. Ma come Masè questa cosa qua? Sì, come sì. Masè. Aio Masè. Aio... Masè. Beati le camè de Rabbi e de Rabbi Amai. Sono venuti davanti a Rabbi Amai. Chayavea Rabbi Amai l'ishlome le. E le ha obbligati Rabbi Amai a pagare? Sì. Chavita de Hamra, la botte di vino. Questa so pure io. Migo chavita de Mishka.
da dentro la botte d'olio, visto che uno testimonia sull'olio e l'altro testimonia sul vino, visto comunque il vino vale di meno, almeno la botte di vino gliela deve pagare. Che man che Rabbi Shimon ben Elazar e Imar secondo prima Rabbi Shimon ben Elazar e Imar De Amar Rabbi Shimon eccetera eccetera ben Elazar Eka De Yesh Bichlal Matai Mané che hai Gamma mia Amar dice ma sei sicuro secondo l'opinione di Rabbi Shimon ben Elazar? Rabbi Shimon ben Elazar parla di soldi. Parla di soldi, uno dice 200, parla anche di vino, parla anche di vino ed olio, sono due cose diverse, non è la stessa cosa vino e olio, ok? Non è esattamente la stessa cosa. Mia mar. Ha veramente detto questo? Lo tzricha le dame, dice no, se stanno discutendo non del vino e dell'olio, della botte di vino, della botte del valore. Del valore della botte esatto. Di vino e della botte d'olio, le dame. Per i damim, i soldi. E cado me, aspetta, riesco a metterlo a mattare. Allora, i dami, e cado me, bediotata, e cado me, bediotata, non so che cosa è capitato. Allora, uno dice che la cosa è avvenuta al piano alto, l'altro dice che è avvenuta nel piano basso. Amara bichaina, ma se ma se Rabbi e Ziref ok davanti a Rabbi è accettato anche se uno ha detto piano alto altro detto piano basso e ha ammesso le loro testimonianze. Beh, d'altronde se si può fare col portafoglio bianco e nero e che Mishnah era questo Minai Klesheyatza quello lì quando la storia della procedura delle non si può andare a dire io ero per l'innocenza e i miei compagni erano per la colpevolezza. Okay. Andiamo avanti? Sì, finiamo questa. Arriviamo fino alla Mishnah. Dai. Dai, Minai che sceiazza, Tanu Rabbanan, Minai che sceiazza, lo Yamer, Areni, Mesache, Behaverai, Mechaevin. Val ma Val ma se Behaverai, Rabu, 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 Rabu Alai. Ok. Cosa posso farci che i miei sono... Ero in minoranza, erano più di me. Talmud Lomar, lo telech rachil be'amecha. No, c'è cioè il versetto, lo telech rachil be'amecha. Non andrai a fare rechilut e non parlare di cose che non devi parlare in giro. Be'omer, omed... E ancora il soldi. Chi va in giro a dire cose che non dovrebbe dire rivela i segreti. E adesso c'è un masse, forse. Au talmida di una piccalea che lo diglea. Calla. Un talmid su cui è uscita una voce. De Gale Milta. Che ha rivelato. Rivela le cose dei Tmar be Midrash che sono state dette nel Betta Midrash. Batar Esrim Betartin Shani. Dopo 22 anni. Sì, che succede? Affakè. Affakè Ravami Mine Bibbe Midrash. L'ha buttato fuori Ravami dal Bet Midrash. Ah, solo perché ha raccontato una cosa di tre. Ma no, la cosa, i 22 anni prima. Rav Amir lo ha sbattuto fuori dal Beta Midrash Amar di Gale Raza. Questo rivela i segreti. E quindi... oh, è una cosa grave, evidentemente. No, però non ho capito. Questo qua stiamo parlando di Beta Midrash, si riferisce al Beddin oppure sta... anche al Beta Midrash. Cioè io... se una cosa deve rimanere segreta, deve rimanere segreta. Se uno rivela i segreti, l'ha sbattuto fuori. Sì, ma uno non può qua siamo pieni di testimonianze. Ho sentito questo Rav che diceva questa, sì, allora questa cosa, però se una cosa si sa che deve rimanere segreta, va messo cioè, segreta. Quindi qua è implicito che ha raccontato qualcosa che comunque non andava raccontato. Sì, questo andava raccontato e questo è... Matin Kim Mishnah. Va bene. Okay, va bene. Allora
Ma anche se c'era un momento in cui era stata messa in discussione questa cosa che rivelare la propria, il proprio voto in Bedin era Rechilut. C'era, non mi ricordo quale passaggio. Non se che rivelarlo, ma se il Bedin può a un certo punto dire che è stata decisa a maggioranza. Ah, ok. Il Bedin però non è uno che lo dice per conto suo, di dirlo per farsi bello, per dire io non c'entro, è per colpa degli altri, questo non lo posso fare. Però se il Bedin può in alcuni casi rivelare la cosa, questo è un altro problema, e come possa farlo, questo è un altro problema. Va bene? Okay. Bene, grazie. Se dobbiamo chiudere la prossima settimana, ci aspetta una lezione intensa. Spero, ma non è così, è più facile come chiamiamo quello. In genere tutte le Gemarot che concludono sono più facili. Conclusione di un capitolo, conclusione di una Masechet. A parte la conclusione di una Masechet è quasi sempre una Gadan. E poi in genere è più semplice, alla fine in genere una Masechet è più semplice. Ecco perché così tante persone fanno questa facilità su Masechet. Sì. Ok. Allora, va bene. Ciao.